calci e pugni alla moglie denunciato un uomo residente a Monteroni d'Arbia. Degrado in Viale Europa, passaggio pedonale inaccessibile. Per la politica Piccini all'attacco, il sondaggio è veritiero. Per lo sport Robur, Mignani confermato alla guida della squadra. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV, calci e pugni alla moglie dopo una lite furibonda, poi tenta la fuga con i figli. Sentiamo Simona Sassetti. Aggredito con calci e pugni la moglie, dopo una lite scoppiata in casa per futili motivi e poi ha tentato la fuga con i due figli minori, un uomo di origine italiana residente a Monteroni d'Arbia è stato dunque fermato e denunciato dai carabinieri di Siena per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo disoccupato ha prima picchiato la moglie 33enne davanti ai due figli di 14 e 16 anni e poi si è allontanato con loro a bordo della sua auto. Su segnalazione della moglie i carabinieri si sono messi sulle tracce del 35enne, rintracciandolo poco dopo sulle colline attorno a Monteroni d'Arbia. Una volta fermato, l'uomo ha posto resistenza per sottrarsi al controllo e poi è stato fermato. La 33enne è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Siena, dove dopo l'attivazione del codice rosa per donne vittime di violenza, le è stato riscontrato uno stato di agitazione post-aggressione con una prognosi di 7 giorni. Ancora cronaca, è stato schiacciato da una lastra mentre lavorava presso un'azienda che si occupa di verniciature. L'episodio è accaduto questa mattina a Sinalunga e ha coinvolto un operaio. I primi a soccorrere l'uomo sono stati i colleghi. L'operaio è stato trasportato all'ospedale Le Scotte con Pegaso in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Tanti pellegrini transitano ogni giorno sulla via Francigena, ma non senza alcune problematiche. Vi avevamo parlato del sottopassaggio chiuso nella zona industriale di Isola d'Arbia, che costringe i pellegrini all'attraversamento della Cassia. Oggi siamo stati in un altro tratto della Francigena, nella zona di Renaccio, dove a regnare sono le erbacce e i rifiuti. Gabriele Voltolini. Un po' come il Cammino di Santiago, la via Francigena è diventata un punto di passaggio molto importante per i pellegrini che transitano da qua nelle strade della nostra provincia per recarsi verso Roma. Ma non tutto è oro quello che luccica, perché ovviamente anche lungo la via Francigena troviamo un po' di degrado, erba alta, sporcizia. Siamo in un tratto qua vicino a Renaccio, dove potete vedere anche alle mie spalle l'incuria causata ovviamente dalle piogge, l'erba alta, ma anche molti rifiuti e una strada, un marciapiede che adesso è quasi completamente offuscato dalle erbacce, dalle foglie, in un tratto che avrebbe sicuramente bisogno di manutenzione, perché qui passano tantissimi pellegrini, li abbiamo visti anche poco fa anche con degli animali, ma spesso sono costretti a transitare addirittura dalla strada o dalla parte opposta del marciapiede, dove l'erba invece è tagliata, per recarsi verso il passaggio che da qui arriva fino ad Isola d'Arbia, dove tra l'altro ci eravamo occupati sempre della via Francigena, dove c'è il sottopassaggio della vecchia stazione, della stazione di Isola d'Arbia, che è ancora chiuso ed i pellegrini sono costretti a transitare dalla via Cassia. Ci sono anche altre situazioni al limite, come quelle che ci ha fatto vedere il nostro Gabriele Voltolini. Il passaggio pedonale e ciclabile nella zona di Viale Europa è ormai diventato in alcuni tratti inaccessibile. Incuria e degrado rendono infatti poco fruibile un tratto di strada utilizzato dai cittadini per il footing o per le semplici passeggiate. Ancora Gabriele Voltolini. Nelle ultime settimane ci siamo occupati delle zone della nostra città che sono poco utilizzate per colpa dell'erba alta, ma anche dell'incuria e del degrado. Ci ricordiamo tra l'altro il servizio di Via Retina con il campino che prima veniva utilizzato per allenarsi, per fare footing o comunque per passeggiare per i cittadini della zona, che è completamente inutilizzabile per colpa dell'erba alta, ed oggi siamo sempre nella zona sud della nostra città.
in Viale Europa, nella pista, nel percorso pedonale e ciclabile che porta da sotto ai due ponti fino alla strada di Ruffolo, un percorso che purtroppo da tempo è inutilizzabile perché, come potete vedere qua alle nostre spalle, ci sono degli alberi che rappresentano degli ostacoli al passaggio delle persone, ci sono dei rami completamente all'interno del percorso, erba molto alta, i pali della steccionata che sono rotti, tanti rifiuti, escrementi di animali, e quindi un percorso che servirebbe a tanti cittadini magari per fare una corsa serale oppure per venire a fare una passeggiata la domenica, che non è utilizzabile perché ci sono tantissimi, che non è quindi utilizzabile per colpa dell'erba alta, dei rifiuti e di tutta un'altra serie di situazioni che andrebbero quanto prima sanate. Passiamo alla politica. Pierluigi Piccini a Siena TV parla del voto grillino e del sondaggio. Sentiamolo. Ma io penso che sia una cosa grave dal punto di vista della democrazia, un problema interno alla loro organizzazione. La cosa che mi ha stupito è che una sera ho sentito in televisione che Salvini e Di Maio proponevano una legge per la democrazia interna ai partiti. Insomma, qualche dubbio mi è venuto. Il voto grillino è un voto molto variegato, che si distribuirà, se si distribuisce fra i diversi candidati, è difficile dire che va a uno piuttosto che a un altro, insomma non è così. Poi ci sarà un ragionamento da fare sui contenuti, ma non esiste il fatto che il voto vada sicuramente a un soggetto. Si è parlato molto del sondaggio, sono arrivate qualche critica, che cosa pensa lei in proposito? Che cosa si sente di rispondere? Ma io non l'ho finanziato, non sono stato io a fare il committente di quel sondaggio, quindi non capisco perché dicano che l'abbia finanziato io, prima questione. Seconda questione, che se qualcuno ha qualche dubbio vada sul sito del governo e vedrà che è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio, e lì avrà tutti i dati e tutte le risposte necessarie. Non credo che la società che l'ha fatto, che Piepoli, che è fra le migliori d'Italia, le più stimate, si metta a falsare i dati. Il problema è che quei dati hanno dato noia ovviamente ad altre persone, e l'unica arma che hanno in mano è quella di dire che è falso. Poi chi ha dati, perché alcuni candidati hanno detto che hanno dei dati, li tirino fuori e si sottopongano, magari li fanno pubblicare dal governo, dal sito della Presidenza del Consiglio, e li tiri fuori, così potremo discutere sui numeri, non sul si dice. Abbiamo intervistato anche il candidato a sindaco Alessandro Pinciani, che ha illustrato gli obiettivi per la città e ha trattato anche molti altri argomenti. Sentiamo una parte della sua intervista. Pinciani ha deciso con coraggio, ma anche con coerenza, di non andare dietro ai ricatti di Bruno Valentini, che ha in qualche modo ingabbiato il partito in una burella, come si suol dire, per la quale se il partito comunque avesse scelto un'altra strada, lui comunque si sarebbe candidato. Io a questi ricatti non ci sto. Per 3 anni ho detto che Bruno Valentini è inadeguato al ruolo di sindaco, è inadeguato quindi, figuriamoci, a quello che dovrà essere il sindaco dei prossimi 5 anni di questa città, che saranno straordinariamente fondamentali per la rinascita della città. Questa campagna elettorale, vero, con molti candidati, è però secondo me ha un'importanza fondamentale per la città, perché finalmente ci si confronta, e quindi se c'è qualche candidato in più, magari sarà per i cittadini ci vorrà un po' di pazienza in più nell'ascoltarli, però è fondamentale ascoltare quello che hanno da dire e soprattutto interpretare a fondo anche il confronto tra questi candidati. Trovo patetico questo, consentitemi, questi tentativi di andare a conquistarsi il voto di 5 Stelle con manifestazioni di solidarietà forzate, stucchevoli. Il voto del Movimento 5 Stelle si prende se si è in grado di interpretare un senso di vero cambiamento.
Per cui io non, come dire, faccio difficoltà, ecco, ad andare a prostrarmi in tutti i modi per tentare di prendere il voto del Movimento 5 Stelle. Bisogna meritarsi il voto dei cittadini del Movimento 5 Stelle, ma bisogna meritarsi anche il voto dei cittadini. Non su promesse, ma su fatti concreti, su proposte concrete, che danno l'idea che si è in grado veramente di poter riscrivere il futuro di questa città attraverso un vero e proprio cambiamento radicale che dovrà attraversare tutte le radici di questa città. Cena di sottoscrizione per la lista SPQS in appoggio al candidato sindaco Massimo Sportelli. Prima uscita ufficiale per i 31 candidati al Consiglio Comunale. Sentiamo. Le caratteristiche sono di assoluta novità, sono tutte persone nuove ad incarichi politici, c'è l'entusiasmo che ci deve essere per andare a fare una buona amministrazione e sono tutti convinti che la cosa migliore per questa città sia abbassare l'obiettivo a una politica a chilometri zero. Ci sono tutte le componenti dell'arco costituzionale e questo è un grande vantaggio perché riusciamo a vedere qualsiasi in realtà sotto più punti di vista rispetto a altri che hanno una sola ottica e sono più poveri di noi sotto questo profilo. Cambiamo argomento. Il Comune ha fatto realizzare due copie dell'urna per l'estrazione a sorte delle contrade. Sentiamo a tal proposito le parole di Bruno Valentini. La nostra Laurina, perché credo che tanti senesi la chiamino così o comunque la vedano così, quindi una figlia di Siena delle più grandi tradizioni artigianali della nostra città, ha avuto da noi l'incarico, dopo il palio realizzato l'anno scorso, di replicare le urne che accompagnano l'estrazione delle contrade e l'estrazione di cavalli durante il giorno della tratta. Erano urne vecchie, anzi correttamente antiche, che avevano credo più di 100 anni, un po' come i tubi dell'acquedotto che abbiamo sostituito in Piazza del Campo nelle settimane scorse, tubi assolutamente affidabili, tubi di Ghisa, però che mostravano un po' i segni dell'età. L'abbiamo fatto in modo fedelissimo al modello originario per avere una urna parallela in caso di rotture o come deterioramento determinato dalla longevità. Quindi su questo abbiamo urne nuove ma assolutamente conformi all'originale. Si è svolta oggi pomeriggio alle 15 la tratta del palio di Fucecchio che Radio Siena TV seguirà in diretta esclusiva domenica prossima. Sentiamo com'è andata dalle parole di Eleonora Mainò. Appena concluse sì, le 7 batterie in programma questo pomeriggio nella Buca d'Andrea, si tratta delle batterie di selezione per la 38esima edizione del Palio di Fucecchio, moltissimi cavalli presentati, belle le batterie, soprattutto molto combattute. Si sono messi in evidenza molti dei fantini della cerchia senese e anche molti dei cavalli iscritti a protocollo, tipo Teresina Mia, si parla di Quarzo Blu e di altri soggetti. Estremamente convincenti le prove di Uber Spice, un cavallo non iscritto a protocollo di Scuderia Caria, però di Matato, che ricordiamo detiene il record della pista conquistato nel 2016 con la vittoria con Massarella, e anche di Brigantes, altro cavallo di Scuderia Caria. Siamo in attesa dei veterinari, della commissione veterinaria che selezioni il lotto da sottoporre al giudizio dei 12 capitani, e anche qui quest'anno c'è una novità perché l'equipe veterinaria guidata dal professor Alessandro Centinaio ha chiesto al CDA di poter rivisitare i cavalli dopo che hanno sostenuto lo sforzo della batteria, per cui in questo momento il professor Centinaio e la sua equip stanno rivisitando nuovamente tutti i cavalli che hanno corso le batterie per poi fornire ai capitani l'elenco dei cavalli da cui tirare fuori il lotto dei 12.
Grazie Eleonora, mai no, quindi poi l'appuntamento sarà per domenica con la diretta del Palio di Fucecchio. Intanto l'Università di Siena, cambiamo argomento, è stata premiata al Quirinale per miglior rating di legalità nella pubblica amministrazione. Sentiamo. L'Università di Siena è risultata prima per la categoria Atenei nella selezione del premio rating di legalità nella pubblica amministrazione, promosso dall'Associazione Italiana Digital Revolution, che ha selezionato a livello nazionale le prime 13 pubbliche amministrazioni centrali e locali. Come contemplato dal regolamento del premio, l'analisi del sito internet dell'Ateneo Senese, condotta dall'Associazione tramite un apposito software, ha dato prova dell'attuazione delle pratiche di trasparenza previste dalle normative in materia di contrasto alla corruzione, favorendo, grazie alla disponibilità delle informazioni, il coinvolgimento dei cittadini nel monitoraggio civico dell'azione amministrativa. Il riconoscimento è stato conferito nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Roma presso le scuderie del Quirinale. In rappresentanza dell'Università di Siena è intervenuto il direttore generale Emanuele Fidora, che ha evidenziato come nell'Ateneo le normative sulla trasparenza siano state attuate attraverso uno spirito di servizio che ha mirato a rendere reale e concreto il rispetto degli obblighi di trasparenza e di informazione ai cittadini. La legge sul testamento biologico, considerazioni giuridiche, mediche ed etiche. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto nella sala degli specchi dei Rozzi, organizzato dal Soroptimist. Sentiamo. Sì, buonasera. Ai Rozzi, in collaborazione con l'Accademia, il Soroptimist International Club di Siena, abbiamo organizzato questo incontro sul testamento biologico, trattandolo dai, diciamo, principali punti di vista, l'aspetto giuridico, medico ed etico. Saranno infatti con noi, abbiamo l'onore di avere come relatori tre importanti persone della città, sono il dottor Salvatore Vitello, il procuratore capo della Repubblica di Siena, la dottoressa Giuliana Ruggeri, ricercatore dell'Università di Siena, chirurgia dei trapianti di rene, e padre Simone Desideri, teologo e psicologo del comportamento. Sì, io porterò un'esperienza, l'esperienza di quando ero sostituto presso la Procura di Roma, mi occupavo di queste tematiche per aver partecipato quale pubblico ministero nel caso Welby. Ma quella è un'esperienza che ci consente di valutare oggi questa nuova legge, che per precisare che non si tratta di una legge che introduce l'eutanasia e neanche un problematico diritto a morire, è una legge che disciplina il consenso e soprattutto che afferma, o meglio dire riafferma, un importante diritto che è quello dell'autodeterminazione. Non possono esserci trattamenti medici che non ne abbiano come base il consenso informato di una, della persona, diciamo, interessata. Questo è l'argomento principale e su questo oggi discuteremo. Ci spostiamo in Valdelsa. Sono in corso i lavori alla cinta muraria di San Gimignano nella parte collassata lo scorso 3 aprile. Il sindaco Giacomo Bassi ha detto che non è un intervento in una zona facilmente accessibile alle mura. Sentiamo. Il momento dei lavori dopo il crollo, non che le condizioni meteo siano troppo favorevoli, ma questo non tocca il desiderio di riacquisire una sorta di normalità strutturale, per quanto possibile. Siamo a San Gimignano, dove il 3 di aprile avvenne il collasso di una parte della cinta muraria medievale, nessun danno a cose o persone, fortunatamente, ma lo spavento è stato comunque molto. Sul posto sarà immediato l'intervento dei tecnici del comune, del sindaco Giacomo Bassi e dei vigili del fuoco. L'area, lungo la camminata est, sarà delimitata e interdetta. Vista la gravità della cosa, fu tempestiva la richiesta di aiuto da parte del primo cittadino Giacomo Bassi. Chiedo alle autorità regionali e nazionali una mano per gestire l'emergenza e per capire le cause del crollo, disse dopo l'accaduto. Furono circa 300.000 gli euro messi a disposizione dal MIBACT, mentre il comune di San Gimignano si attivò attraverso un crowdfunding, una raccolta fondi, anche per avere denaro utilizzabile in tempi brevi. Il maltempo sta condizionando i lavori, ha spiegato Bassi alla Nazione. Si tratta di una zona piuttosto impervia, quindi difficile da raggiungere. Il sindaco aggiunge anche che l'obiettivo è dare corso ad un progetto più ampio in fase di appalto per oltre 1.100.000 euro di consolidamento dei restanti tratti di mura e di messa in sicurezza della camminata paesaggistica.
La Lega Valdelsa contesta la scarsa attenzione al decoro urbano dell'amministrazione di Colle Valdelsa. Sentiamo. Più decoro urbano, più attenzione, più cura del proprio territorio. Lo sostiene la Lega di Salvini che, nella fattispecie, denuncia la situazione di Colle Valdelsa. Infatti l'impegno ad aumentare in modo sensibile il decoro urbano è una priorità assoluta, fanno sapere i leghisti, secondo i quali l'amministrazione di Colle Valdelsa sarebbe assente in fatto di decoro urbano. Non possiamo essere soddisfatti di vedere colle con erbacce alte, buche nelle strade, marciapiedi sconnessi ed impraticabili per anziani e disabili che si riempiono di pozzanghere al primo acquazzone. La Lega Valdelsa ne fa più che altro una questione di volontà ed attenzione, perché gli interventi pretesi non graverebbero in maniera significativa sulle casse del comune. Questi sono interventi molto semplici, dice la Lega, per cui non sono necessarie grandi risorse economiche, ma che cambierebbero la vivibilità dei luoghi ed aumenterebbero il decoro urbano. Per questo gli esponenti del partito di Salvini promettono di inserire nei loro programmi per le prossime elezioni amministrative l'impegno ad istituire un assessore al decoro urbano. L'attacco della Lega arriva quando il Comune nelle scorse settimane ha stanziato 100.000 euro per il parco urbano, opera attesa dalla cittadinanza da più o meno una ventina d'anni, ed è intervenuto sui giardini pubblici di Gracciano, Agrestone e Campolungo. In 3 mesi 3 incidenti gravi sulla strada di Pian dell'Olmino a Colle Valdelsa, ultimo quello di un camion che si è ribaltato. Ancora Filippo Tecci. Che fosse una strada potenzialmente pericolosa è cosa nota e risaputa, con gli ultimi eventi, purtroppo negativi, che hanno riaperto il dibattito ed occupato spazio nelle cronache delle scorse settimane. Stiamo parlando di Pian dell'Olmino, ovvero la strada provinciale 541, che purtroppo anche ieri è stato teatro di un incidente che poteva costare la vita ad un uomo. Nella tarda serata di ieri, infatti, un camion si è ribaltato andando fuori dalla sede stradale. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio, fatto sta che il conducente, un uomo di 58 anni, è stato portato d'urgenza all'ospedale. Il camionista, originario di Aversa, è stato estratto dall'abitacolo e immediatamente trasportato al pronto soccorso grazie a Pegaso. Non è la prima volta che proprio in questa strada si verificano fatti del genere, anzi la cronaca recente ci ha fornito episodi peggiori. A fine aprile un motociclista perse la vita scontrandosi frontalmente con un automobilista. A farne le spese fu un uomo di 44 anni. A marzo altra tragedia, più o meno all'altezza di dove si è verificato il ribaltamento del camion, con uno scontro frontale tra due auto. In quella circostanza la vittima fu un quarantenne, mentre rimasero coinvolti, riportando delle ferite, un 68enne di Casoledelsa ed un 32enne di Siena. Per loro fu necessario l'intervento dell'elisoccorso. Questo solo restando agli ultimi mesi in cui Pian dell'Olmino è stato fatale. Ci spostiamo in Val d'Orcia, il comune di San Quirico d'Orcia ha infatti accolto sabato scorso Alessandro Signorini, un pisano che ha scelto di percorrere a piedi da Pontedera a Cerveteri in segno di solidarietà alla famiglia di Marco Vannini, 20enne, ucciso dal padre della fidanzata in circostanze ancora non chiare e piene di contraddizioni. Lorenzo Agnelli. Alessandro Signorini è partito la mattina del 9 maggio a piedi da Pontedera per raggiungere Cerveteri domani 17 maggio, giorno in cui sarà ricordato il 3° anniversario dalla morte di Marco Vannini, il 20enne freddato dal padre della fidanzata con un colpo di pistola in modo ancora poco chiaro e soprattutto pieno di contraddizioni. Quella di Signorini è una marcia di solidarietà alla famiglia del ragazzo, ma soprattutto di protesta, di indignazione e di rabbia per manifestare la necessità della certezza della pena, visto che lo scorso 18 aprile si è concluso il processo in primo grado per l'assassinio di Marco Vannini, per cui l'assassino Antonio Ciontoli è stato condannato a soli 14 anni per omicidio volontario. Per gli altri familiari presenti quella sera ci sono state 3 condanne a soli 3 anni e addirittura un'assoluzione. Sabato 12 maggio sosta obbligata a San Quirico d'Orcia, dove ad accoglierlo è stata l'amministrazione comunale con Gianfranco Magrini, capogruppo di maggioranza, Emanuela Vigni, consigliere di maggioranza, che hanno voluto esprimere la vicinanza di tutto il comune di San Quirico a questa battaglia, ad Alessandro e soprattutto alla famiglia di Marco Vannini. Mio nipote 25 anni fa fu ucciso e l'assassino si prese 11 anni, e ora è bellino tranquillo a giro mentre
a noi ci hanno dato l'ergastolo, però io non vorrei parlare di questo, non mi interessa, tanto ormai la cosa non ci si può più fare nulla, mentre invece si può fare tanto per Marco Vannini e per i prossimi Marco Vannini, perché non si sa di chi sarà figlio il prossimo Marco, e quindi la domanda non è perché io marcio, la domanda è perché non marcia tutta l'Italia. È venuto a Emanuela, mi è venuta incontro, ho fatto un pezzetto qualche chilometro insieme a me, e poi qui a San Quirico ho trovato Gianfranco Magrini, il capogruppo di maggioranza, ma poi vorrei citare anche Franco Cecconi di Radicofani, e Don Antonio di Montalcino, e insomma altre gente che mi hanno offerto da dormire, e da mangiare lungo la strada e tutto. E sinceramente, al di là di poi di queste persone che mi hanno aiutato, non c'è stato, non ho avuto la risposta che avrei gradito, insomma avrei avuto piacere, ma comunque so che più avanti nella marcia ci sono già persone che si stanno preparando per venire con me, certo mi piacerebbe che ne venisse tante. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio. Michele Mignani, allenatore della Robur Siena, è stato confermato alla guida tecnica dei bianconeri anche per la prossima stagione. Intanto stasera al Rastrello si è svolta una amichevole tra Siena e Poggibonsi, terminata con il punteggio di 5-0. Ne abbiamo parlato all'interno della nostra trasmissione Piazza Robur. Sentiamo le parole di Francesco Vassallo. Ah, sicuramente è stata un'ottima sgambata, ci stiamo preparando al meglio, sicuramente gli altri giocano e quindi tocca giocare pure noi, perché abbiamo avuto riposo, mentre gli altri comunque ci arrivano al top anche se giocano ogni 3 giorni, ogni 5 giorni, quindi è stata un'ottima sgambata, però ancora dobbiamo arrivare al top. Senti, 5 giorni di stop, di riposo completo, necessari per staccare forse più dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico? Sì, perché è stata una bella batosta a livello mentale, però ci stava anche a livello fisico, perché siamo arrivati un po', secondo me, un po' stanchi. Adesso ricarichiamo le pile e nulla, tocca arrivare al 30, al 3000, a 3000. Adesso il volley, il Mavillas Siena annuncia l'accordo con Vittorio Sacripanti, nuovo direttore generale della società. In passato esperienza a Roma, Perugia, Città di Castello e infine Civita Castellana. Sentiamo. L'entusiasmo del presidente e quindi di tutta la società, la loro organizzazione, è stato molto facile essere convinti, perché ci sono tutti i presupposti per fare bene. L'approccio personale è l'approccio appunto di una persona che sale su un treno che è già partito, su un treno che ha fatto già diverse fermate importanti raccogliendo risultati importanti e che vive con grande entusiasmo questa nuova avventura, per cui faccio parte di un'organizzazione che esiste, entro volentieri a farne parte, ci entro con la consapevolezza di poter portare dell'esperienza, ma anche con la stessa consapevolezza di far parte di un'organizzazione che si è dimostrata già vincente. Adesso il basket, grande attesa in casa Virtus per la prima sfida della finale per la Serie B. Domenica alle 18, infatti, al Pala Corsoni arriva la PL Livorno. Quasi esauriti in prevendita tutti i biglietti per assistere al match. Sentiamo le parole del coach della Sovrana Pulizie, Maurizio Tozzi. Io ho pronosticato PL Livorno come protagonista dei playoff e forse come finalista a 5 giornate dal termine della stagione regolare, perché loro hanno una struttura fisica ovviamente da categoria superiore. Durante l'anno hanno inserito giocatori importantissimi, l'ultimo Rosic, che era il capocannoniere della C1 del Lazio, hanno un seguito di pubblico che forse neppure qualche squadra di Lega 2 ha. Andremo là a giocare a Livorno forse davanti a 1000-1500 spettatori, ambiente a cui non saremo abituati, però a parte questo, secondo me ci aspetta un'impresa dal punto di vista fisico, proprio per la struttura che PL ha, non tanto dal punto di vista tecnico, perché i miei hanno talento, lo riconosco, però ci aspetta proprio un'impresa dal punto di vista fisico per cercare di arginare la loro fisicità. Se la lotta è questa, cioè il nostro atletismo contro la loro struttura.
Bene, siamo in chiusura, c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda tra l'altro la nostra notizia di apertura, l'episodio del quale vi abbiamo parlato, dell'uomo che ha colpito a calci e pugni la moglie, l'uomo residente a Monteroni. Infatti era stato bloccato appunto dai carabinieri e denunciato, l'uomo si è pentito delle sue azioni ed è andato a cercare la compagna ricoverata al Policlinico Le Scotte per riappacificarsi con lei. Il 34enne romano si è intrattenuto infatti per alcuni minuti con la donna proprio all'interno della stanza di ospedale che gli avrebbe perdonato il raptus di violenza. I medici avevano notato la presenza dell'uomo nella stanza e pensando al peggio si erano rivolti ai carabinieri che non hanno dovuto muovere un dito vista la tranquillità dell'incontro tra i due. Sul violento pende comunque ancora una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Bene, siamo in chiusura come detto, vi lascio tra pochissimo alla nostra notizia in rilievo riguardante la conviviale che si è svolta alcuni giorni fa al Costone e a seguire una replica della TV della memoria. Alle 21 torna invece Mondo Dilettanti, questa sera eccezionalmente alle 21 con Giovanni D'Agostino. Alle 22.15 la replica del nostro TG, mentre alle 22.45 vi proporremo l'operetta dei Goliardi a Fiaba Ritta. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e buon proseguimento di serata.